Diciamo che la storia è in generale un campo di battaglia, non è un campo neutro. Questo vale per la storia meno recente, così come per la storia attuale, perché la storia va avanti, non è solo quella del passato, anche per i fatti attuali. In realtà questo è dovuto al fatto che uno dei presupposti di esistenza del sistema capitalistico consiste nel convincere le classi subalterne del fatto che il sistema capitalistico stesso è inevitabile e che non c'è nessuna possibilità di rovesciarlo, di cambiarlo, di modificarlo. Questa cosa che vediamo all'opera su grandi vicende storiche, pensate alla rivoluzione russa del 17, che è uno dei fatti più falsificati della storia, falsificati nelle letture, falsificato anche nelle scuole, premesso che nelle scuole in generale non si arriva molto oltre, no? Non si studia la storia del Novecento. Questa cosa che vale tanto più per le vicende attuali, pensate a come stanno falsificando i grandi processi rivoluzionari che sono in corso in Nord Africa e Medio Oriente, che vengono presentati come, a seconda dei casi, scontri tribali, oppure lotte in qualche modo pianificate al tavolino dall'imperialismo, per cui il termine stesso di rivoluzione è contestato anche a sinistra, pensate alla vicenda della rivoluzione siriana. Questa cosa che vale, dicevo, per la storia passata, per quella attuale, vale tanto più per la vicenda che cercheremo di raccontare un po' oggi del maggio francese, cioè del maggio 1968 in Francia. Perché è moltiplicata per il maggio francese? Per un elemento importante, cioè che il maggio francese fu una rivoluzione, un processo rivoluzionario nel cuore dell'Europa. Nel cuore dell'Europa, nel centro dell'Europa. Non è un processo rivoluzionario nella Russia degli zar, di quello ci dicono, insomma, che in qualche modo è stato possibile, perché è difficile negare che sia stata una rivoluzione lì, che dopo quella rivoluzione un terzo del pianeta è stato sottratto alle logiche del capitalismo. È difficile negarlo, anche nelle scuole non lo negano, infatti, che c'è stata una rivoluzione in Russia, anche se dicono che è stato un colpo di mano, di acuta, insomma, c'è stata questa rivoluzione lì. Però ci spiegano, c'è stata questa rivoluzione in Russia perché è un'epoca totalmente lontana, diversa dalla nostra. In Russia, come noto, c'era lo zar, si andava ancora a cavallo, era una cosa completamente diversa che nulla c'entra con la nostra realtà concreta e attuale. Poi ci dicono che le rivoluzioni, ci hanno detto per tanti anni, sono possibili soltanto nei cosiddetti paesi del terzo mondo, un'espressione che noi marxisti non utilizziamo, ma che è quella per intendere, diciamo, i paesi che noi come marxisti definiamo paesi dipendenti, dipendenti dall'imperialismo, dal capitalismo. Quindi per un periodo ci hanno detto sì, le rivoluzioni sono possibili, tanto più lo dicevano quando? Negli anni 60, evidentemente, perché erano in corso dei processi, delle lotte negli anni 50, 60, le lotte coloniali, la guerra d'Algeria, la rivoluzione cubana del 59, non dimentichiamoci che nel 1967, a ottobre, no? lo canta anche Guccini in una canzone, muore, no? I primi Che Guevara in Bolivia, ammazzato, no? dai servi dell'imperialismo americano. Beh, tutto questo dicevano all'epoca, nel 67, inizio del 68, certo è possibile, però dove è possibile? È possibile nei paesi del terzo mondo. Ovviamente non si può pensare a una rivoluzione in Europa o nei paesi occidentali o cosiddetti a capitalismo avanzato. E succede invece che nel 1968 scoppia una rivoluzione esattamente nel cuore dell'Europa e, come sempre i fatti storici, fa piazza pulita di tutte le mistificazioni, le palle che raccontano nelle scuole, nelle università, con la propaganda borghese, sulla loro stampa, sui loro giornali, con tutti quegli strumenti che il capitalismo ha per convincere l'umanità che il capitalismo c'è sempre stato, cosa che non è vera evidentemente, che sempre ci sarà, che è inevitabile e che ogni tentativo di rovesciarlo è destinato alla sconfitta o al limite è stato possibile in paesi lontani, in ogni caso anche in quei paesi poi è stato sconfitto, come ci dicono di recente, vedete com'è finita, no, con l'Unione Sovietica, eccetera. E succede invece che nel maggio 68 scoppia la rivoluzione nel quale l'Europa fa piazza pulita di tutte queste teorizzazioni.
E vedete che scoppia dove? A Parigi. E Parigi è stata in realtà storicamente una culla della rivoluzione. È stata una culla della rivoluzione. Karl Marx diceva che, poi ripreso da Lenin e da altri, eccetera, diceva che una delle tre fonti del socialismo, insieme alla filosofia tedesca, all'economia classica inglese, era il socialismo francese. Si riferiva a che cosa? Al fatto che c'è stata una rivoluzione, la grande, cosiddetta grande rivoluzione del 1789, 93, 94 in Francia, che c'è stata la rivolta del 30-31 e la rivoluzione del 30-31 in Francia, che c'è stato il giugno 48 in Francia, che c'è stata la Comune nel 1871. Dopo la morte di Marx nel 900 c'è stato nel 36 il moti rivoluzionario dal 34 al 36 in Francia, e poi c'è stato dal 44-45 come in Italia un processo rivoluzionario contro il nazismo. È stata una delle culle effettivamente della rivoluzione in generale la Francia. E una cosa interessante è che un quartiere di Parigi, che sta diventando di nuovo tristemente celebre, diventato recentemente, no? Perché la zona della Bastiglia, dove diciamo, questi criminali fascistoidi, diciamo, dell'ISIS, no? Hanno fatto gli attentati di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, e in particolare la zona dietro la Bastiglia, il Faubourg Saint-Antoine, è stato uno degli epicentri di tutte queste rivoluzioni qua, perché troviamo il Faubourg Saint-Antoine nella rivoluzione francese, è da lì che partono per andare a prendere la Bastiglia le donne, no? Con la testa le donne prendono la Bastiglia. È nel Faubourg Saint-Antoine che si sviluppa la rivoluzione del giugno 48, quando i proletari per la prima volta, dice Marx in quel libro bellissimo che è Le lotte di classe in Francia, no? Da 48 al 50, poi riprenderà nel 18 Brumario, per la prima volta si scontrano con la borghesia e affermano la loro indipendenza di classe, è dal Faubourg Saint-Antoine, che è stato uno dei quartieri centrali della Comune di Parigi del 1871, è il Faubourg Saint-Antoine, questo quartiere operaio, prima proto-proletario, prima che ci fosse la classe operaia moderna, poi sempre più operaio, che si sviluppa i grandi scioperi e le mobilitazioni che vanno dal 34 al 36 in Francia, 1936 in Francia. Ancora una volta, anche il Faubourg Saint-Antoine è uno degli epicentri di questa nuova rivoluzione che si sviluppa nel 1968 a Parigi, in Francia, il maggio francese di cui parleremo. Ora, io cercherò brevemente, prima di tentare di analizzare perché ci interessa questa vicenda e quale lezione ne traiamo, come ricordava già il compagno prima di me, nessuno di noi è un accademico, la storia ci interessa per vedere se possiamo trarne qualche insegnamento per le lotte di oggi, l'unico motivo per il quale facciamo cose, iniziative di questo tipo qua. Questa vicenda qua, dicevo, cercherò di riepilogarla brevemente per poi arrivare alle lezioni che ne possiamo trarre. Abbiamo distribuito nei giorni scorsi, non so se tutti l'hanno ricevuto, se tutti l'hanno letto, un po' una cronologia della vicenda. Ipotizzando che qualcuno non l'abbia letto, io alcune cose le ridirò di nuovo, ecco, diciamo, su cosa è successo in questo maggio 1968. In ogni caso, anche chi non ha letto questa cronologia e non ha più pallida idea di quale sia stata questa cosa qua, almeno il nome maggio francese l'ha sentito nominare come 68, ovviamente anche, diciamo, anche se non si studia nelle scuole, sì, l'hanno sentito un po' tutti. Qualcuno c'era, io non sono fra questi, ma io c'ero, ma ero ancora occupato, diciamo, in altre incombenze, nel girello, nella culla, eccetera, ma Gino ad esempio c'era. Avevo 13 anni. Avevo 13 anni, già, diciamo, qualcosa facevi. Prima non si sa bene, poi ci racconterà esattamente cosa facevi, se avessi l'ordine inevitabilmente. Qualcuno l'ha conosciuto, molti l'hanno conosciuto nei film, in alcuni film. In realtà fra i più recenti c'è The Dreamers, no? di Bertolucci, che in realtà tocca la vicenda del maggio francese molto marginalmente, no? Perché è un film che si occupa, come nello stile di Bertolucci, di una vicenda privata con questo stile decadente, però a un certo punto questi ragazzi che sono chiusi dentro questo appartamento vedono un vetro della finestra rotto e da lì sentono il rumore per le strade delle mobilitazioni, no? nella Parigi insorta. C'è un altro bel film, Milù a maggio, di Louis Malle, altro grande regista francese, che pure tocca marginalmente la cosa, anche lui vede delle vicende private sullo sfondo, immagino. Ce ne sono tanti altri,
In particolare segnalo fra i più recenti un bel film che invece non tocca marginalmente il Maggio francese, ma racconta in particolare degli scontri fra gli studenti e la polizia, ma anche delle lotte operaie e degli scioperi, ed è Les Amants Réguliers, lo dico in francese solo perché, non per provare la mia pronuncia, che pure non è male, ma solo perché non è stato tradotto in italiano, infatti uscire in DVD con i sottotitoli, e che è questo film di Philippe Garrel. Non è male, è un film che consiglio ai compagni che vogliono vedere un po' come è andata questa vicenda qua. Qual è intanto il contesto internazionale del maggio 68? Nell'ottobre del 67 dicevamo muore Che Guevara, e Che Guevara, fra le ultime cose che scrive, che proclama, no? Anche questa è una cosa che si è un po' sentita, dice creare due, tre molti Vietnam. E perché parla di questa cosa del Vietnam? Perché in realtà la vicenda del Vietnam è uno spartiacque gigantesco all'interno della lotta di classe. In particolare il 30 gennaio del 1968 c'è l'offensiva del Tet, i vietnamiti per la prima volta attaccano, gli imperialisti attaccano il nemico, dimostrano che lo strapotente esercito americano in realtà non è così invincibile come appariva. Poi la vicenda andrà avanti perché sapete la vittoria sugli Stati Uniti avverrà nel 75, però l'offensiva del Tet è una grande vicenda che dimostra, come peraltro anche vicende più attuali dei giorni nostri dimostrano, che anche l'esercito più potente, pensate a quello che è successo in tempi più recenti in Egitto, può essere sconfitto dalle masse popolari. E in realtà vedremo che la stessa cosa succede con gli apparati statali della borghesia anche nel maggio francese. Gli eserciti sono vincibili. Grandi manifestazioni a favore del Vietnam e contro l'imperialismo americano si sviluppano in quei mesi. In tutta Europa, Matteo poi ne parlerà anche in Italia, manifestazioni nel 67, nell'autunno 67 molto grandi, poi ricordano l'occupazione di Palazzo Campano, ne parlerà Matteo nella cosa successiva. Il Vietnam è uno degli spartiacque nella lotta di classe. Moltissimi giovani che si avvicinano alla politica si identificano in questa lotta qua, cioè nella lotta contro l'imperialismo statunitense che sta opprimendo questo popolo, che lotta, si ribella e poi alla fine vincerà anche sconfiggendo, diciamo, lo strapotere degli Stati Uniti. Nel gennaio del 68 inizia quella fase che è definita poi che porterà, diciamo, la primavera di Praga, che quindi ha una delle prime, non la prima, perché c'erano già state negli anni 50 con Berlino, cioè una delle prime rivolte contro la burocrazia stalinista, no? In uno dei paesi del cosiddetto blocco socialista, questi che noi definiamo stati operai, degenerati o deformati, verranno poi schiacciati dei carri armati russi in agosto del 68. Nell'ottobre del 68, questo viene però già dopo, me lo dico per il contesto, c'è in Messico una rivolta di massa degli studenti che vengono massacrati in una delle piazze principali della città dalla polizia, e a testimoniare questo altro episodio importante della lotta di classe, sapete, no, c'è questa foto anche per chi più di me si interessa di questioni sportive, ma non fu solo un fatto sportivo, fu anche politico, no? Di Tommy Smith e Carlos, che alle Olimpiadi alzano dopo aver vinto, non so di gare, poi Alberto spiegherà meglio, salgono sul podio e alzano il pugno guantato di nero, a significare, sono due atleti neri, a significare il potere nero, no? E le lotte che pure si stavano sviluppando in altre parti del mondo, compresi negli Stati Uniti, dove c'è la rivolta di Berkeley. Dice, questo è il contesto nel quale avviene questa vicenda. In Italia, parlerà poi Matteo, mobilitazione degli studenti dell'autunno del 67, il primo marzo del 68 c'è la vicenda di Valle Giulia, cantata in molte canzoni, che è quella vicenda per cui per la prima volta, come canta Pietrangeli, in particolare in una celebre canzone, gli studenti attaccati dalla polizia rispondono e cacciano la polizia durante la manifestazione. Questo è il contesto internazionale. La Francia, invece, in realtà già dai mesi precedenti, già dal 67, sono in corso delle lotte operaie per i salari, per rivendicare degli aumenti salariali, e ci sono anche delle lotte studentesche. A partire in particolare dalla fine del 67 si costituiscono questi CAL, che sono comitati di azione dei liceali,
diretti soprattutto dalla GSR, di cui poi parleremo anche in seguito, Gioventù Comunista Rivoluzionaria, che era una delle principali organizzazioni trotskiste, cioè marxiste rivoluzionarie, che c'era in Francia. E che cosa vogliono questi cali, questi studenti che iniziano a mobilitarsi dalla fine del 67? Lottano contro questo piano Fouché, che viene riassunto da uno dei suoi autori come il tentativo di rendere l'università un'azienda redditizia. Questa è una citazione di uno degli autori di questo piano Fouché. Come vedete, nulla di particolarmente nuovo, è quello che da sempre la borghesia e il capitalismo cercano di fare con la scuola e l'università, di fare in modo che anche la scuola e l'università siano uno dei pilastri di questo sistema politico e sociale. E in particolare, siccome abbiamo assistito in Francia nel decennio che anticipa il 68, diciamo dalla fine degli anni 50 al 68, al triplicarsi degli studenti degli istituti superiori e delle università, c'è una scolarizzazione di massa e, diciamo, da questo punto di vista un boom vale non solo per la Francia, anche per gli altri paesi. C'è un problema che la borghesia si pone, e cioè che bisogna all'interno delle scuole, dei licei e delle università imporre una selezione di classe. E cioè bisogna fare in modo, iniziare, e questo è il senso di questo piano Fouché, che ci siano licei e università di serie A, di serie B, licei e università in cui vanno i figli dei padroni e quelli in cui vanno i figli degli operai, le solite cose, diciamo, che la borghesia fa da tanto tempo e contro cui anche tanti compagni che sono giovani qui dentro, che sono impegnati nel movimento studentesco, lo conoscono, perché sono esattamente, non si chiamano piano Fouché, adesso si chiama una scuola di Renzi, le stesse tipo di dinamiche, di meccaniche che il capitalismo cerca di imporre all'interno della scuola. Arriviamo finalmente a questo 68. In realtà, a partire da marzo, il 20 marzo a Nanterre c'è una grande mobilitazione a favore del Vietnam. Vari manifestanti e dirigenti studenteschi vengono arrestati e il 22 marzo si indice, per protestare contro questi arresti operati dalla polizia, un'assemblea dalla quale nasce questo comitato 22 marzo, che sarà uno dei principali protagonisti delle mobilitazioni poi del maggio francese. Chi fa parte di questo comitato 22 marzo? In realtà tutte la costellazione di sigle della sinistra rivoluzionaria francese, questi GSR di cui vi ho parlato prima, che sono la Gioventù Comunista Rivoluzionaria legata alla Quarta Internazionale, al segretariato unificato della Quarta Internazionale, l'UNEF, che è un'organizzazione legata al Partito Socialista di Rocard, la FER, che è la Federazione degli Studenti Rivoluzionari, degli studenti rivoluzionari, legata all'OCI, che è un'altra organizzazione trotskista, cioè marxista rivoluzionaria. Tutto questo avviene nel quadro di queste mobilitazioni che combinano la lotta contro il piano Fouché e a favore della lotta dei vietnamiti contro l'imperialismo americano. Le mobilitazioni per il Vietnam sono promosse soprattutto dagli studenti e fra gli studenti dalle organizzazioni rivoluzionarie, tra cui trotskisti, che hanno un'egemonia in realtà all'interno di questo movimento. Ma partecipano anche famosi e importanti intellettuali conosciuti. Alla testa di molte manifestazioni ci sono Sartre, Simone de Beauvoir, no? Partecipano anche alcuni intellettuali francesi, non tutti, attenzione, perché non era semplice anche all'epoca schierarsi contro l'imperialismo americano dalla parte del Vietnam, quindi solo alcuni intellettuali, non tutti, il grosso degli intellettuali, diciamo, se ne sta zitto, esattamente come succede oggi. Uno dei portavoce di questo movimento, che poi rimarrà particolarmente conosciuto, è questo Combendi, che, diciamo, diventerà uno dei portavoce del movimento, poi politicamente ha fatto, diciamo, una fine gloriosa, nel senso che è andato ben oltre l'organizzazione del movimento rivoluzionario. Il 2 maggio cosa succede? Che siccome continuano queste manifestazioni, assemblee, eccetera, il rettorato decide di chiudere l'università di Nanterre, che è la principale focolaio delle lotte studentesche. E allora gli studenti che cosa fanno? Si spostano alla Sorbona. Sorbona, sapete, no? La principale università di Parigi, nel centro di Parigi, nel quartiere latino, e fanno una grande assemblea lì nel cortile dell'università, e sono già centinaia. Ripeto, a egemonizzare questo movimento ci sono le organizzazioni rivoluzionarie, non c'è niente di spontaneo, poi torneremo su questa cosa qua. Questo vale per il maggio francese come per tutti gli esempi della storia dell'umanità, non c'è mai niente di spontaneo,
La spontaneità esiste nella natura, i fiori crescono più o meno spontaneamente, non sono un esperto della materia, pare che lì ci sia una spontaneità e non c'è un'intenzionalità. Nella storia non c'è spontaneità, c'è sempre qualcuno che ovviamente delle avanguardie, che organizza, dirige, promuove le mobilitazioni, poi altri si aggiungono, eccetera. Succede un fatto nuovo, che per la prima volta da dopo l'occupazione nazista della Francia la polizia entra nell'università, aggredisce gli studenti, arresta i principali oratori della manifestazione dell'assemblea e da lì scatta il maggio francese, o uno dei due focolai del maggio francese, quello studentesco, poi arriveremo a quello operaio. E che cosa succede? Nuovi arresti, per protestare contro gli arresti, manifestazione, la manifestazione viene caricata dalla polizia che arresta altri militanti, altri dirigenti del movimento rivoluzionario, per protestare contro questo arresto nuove manifestazioni, e questo è un ciclo continuo per cui, come spesso accade, il movimento della repressione messo in moto dalla borghesia col tentativo di terrorizzare gli studenti per farli tornare a casa, invece di scatenare, come talvolta succede, una reazione di tipo difensivo e un ritorno a casa effettivamente del movimento, alcune volte succede questo, come succede invece in alcuni altri casi della storia, provoca esattamente la reazione opposta, cioè nuove manifestazioni sempre più grosse, sempre più grandi, a cui la polizia non sa come reagire, se non con ulteriore repressione, caricando selvaggiamente gli studenti, arrestando, portandone alcuni nelle caserme, torturando, come racconta bene questo film che vi dicevo, Les Amants et Dudet, torturando gli studenti all'interno delle caserme di polizia, i dirigenti del movimento studentesco. E poi però questo movimento si estende, non è più solo Parigi ma tutte le altre grandi città della Francia, Lione, Marsiglia, Bordeaux, il fuoco dilaga, diciamo, le università vengono occupate, i licei vengono occupati, la manifestazione cresce. Il 9 maggio a Parigi migliaia di manifestanti partecipano a un corteo, in questo caso diretto e promosso dalle principali organizzazioni rivoluzionarie, in particolare da quelle legate alla Quarta Internazionale, dalla IGS e dalla, che si chiamava PCI, non c'è da quel piccino strano ovviamente, il Comunista Internazionale, il Partito Comunista Internazionalista, che era la sezione della Quarta Internazionale in Francia, e GSR, che era l'organizzazione giovanile. E che cosa fa invece l'altra grande organizzazione della sinistra, quella veramente grande, quella che ha, a differenza dei rivoluzionari, l'egemonia non nel movimento studentesco ma nel movimento operaio, il PCF, cioè il Partito Comunista Francese, fa di tutto per spegnere l'incendio. Badate, le organizzazioni rivoluzionarie erano maggioritarie fra gli studenti ma assolutamente minoritarie nella classe operaia, e questo già anticipo sarà uno dei motivi per cui il maggio francese sarà sconfitto. Il PCF è invece assolutamente maggioritario nella classe operaia, fra i lavoratori nella classe operaia industriale, e un partito, per darvi l'idea, che alle elezioni che si saranno poi nel giugno prende il 20% e aveva anche qualcosa in più prima, insomma elettoralmente, ma è quello che dirige la CGT, cioè il principale sindacato operaio francese, qualcosa di equivalente alla nostra CGL per intenderci, cioè una burocrazia sindacale, un sindacato molto legato allo Stato che collabora col governo e coi padroni, che al limite si applica per fare una trattativa sindacale salariale, ma che non va oltre questo mero orizzonte sindacale. Che cosa fa il PCF, quindi la principale forza della sinistra francese? Dice che gli studenti in realtà sono alleati del gollismo. Cos'è il gollismo? Non è un insulto. C'era in Francia il presidente De Gaulle, più o meno tutti l'abbiamo sentito nominare, che è quello che si vede sempre nelle foto col cappellino militare, perché viene da lì, diciamo, perché era un generale, appunto, generale De Gaulle. E c'era lui era presidente della Repubblica, il capo del governo, il presidente del governo era Pompidou. E che cosa dice il PCF? Voi studenti siete in realtà degli alleati del governo, del regime gollista. Perché fate il gioco loro, fate il gioco della destra? Non è una cosa nuova neanche questa qua, no? Tutti i riformisti sempre, quando i rivoluzionari entrano in campo, dicono voi state facendo il gioco del padrone, eccetera. E succede la stessa cosa. E peggio, gli studenti del PCF, cioè della principale forza della sinistra, dicono bisogna che la polizia intervenga per consentire agli studenti che vogliono studiare di poter studiare. Perché questi qua bloccano le università, bloccano le scuole, e noi chiediamo invece che il governo renda possibile a chi vuole studiare di continuare a studiare, cioè gli studenti seri di studiare e non di perdere tempo con questa gente qua. Il 10 maggio ci sono degli altri cortei giganteschi,
e si concludono nella sera con le barricate al quartiere latino, che è, per chi ha visto Parigi nella Rive Gauche, sapete che Parigi è divisa dal fiume, dalla Seine, fra una riva destra e una riva sinistra. La riva sinistra è dove c'è la Sorbona, l'università, ci sono la gran parte dei licei, eccetera, e lì ci sono gli studenti per difendersi dagli attacchi violenti della polizia, che usa fra le prime volte all'epoca, adesso ormai è cosa per noi ordinaria, i gas, lacrimogeni e non solo, tutte le schifezze possibili, sparano, eccetera. Tra l'altro, siccome non erano ancora molto attrezzati, come si vede in alcune fotografie, erano piuttosto scemi, lo sono sempre, diciamo, perché tendono a fare loro quel mestiere lì, però meno attrezzati di quelli attuali, quindi succede che coi colpi di vento, sparano il gas, si vede anche nel film, se lo rimangiano loro, diciamo, no? Perché non erano ancora preparati per tutti, perché è una delle prime volte che si utilizza una repressione massiccia, si sparano i gas, i lacrimogeni, eccetera. E, cosa fanno gli studenti per difendersi in questa situazione qua? Alzano delle barricate. E quindi il quartiere latino si riempie di barricate nella sera del 10 maggio, la polizia opera nuovi arresti, va ovviamente a fare arresti selettivi, va a arrestare dei dirigenti del movimento studentesco, in particolare i dirigenti rivoluzionari. E cosa succede con gli operai invece? Perché è l'altro pezzo che ci interessa di questa vicenda qua. Perché a differenza di quello che ci raccontano, il maggio francese non fu soltanto il movimento studentesco, e anzi non fu prevalentemente il movimento studentesco. Il movimento studentesco fu uno degli elementi che innescò la miccia, diciamo così. Però il grosso di quella mobilitazione, rivoluzionaria, furono gli operai a farlo. E che cosa fanno gli operai? In realtà, se noi guardiamo ai primi del maggio del 68, alla Sorbona, l'ho già citato un'altra volta perché l'ho sempre trovato una cosa straordinaria che ti dimostra la stupidità degli intellettuali borghesi, la loro incapacità di analizzare il mondo. Alla Sorbona, i primi di maggio del 68, cioè prima che scoppi tutto questo casino, si tiene un convegno per ricordare i 150 anni della nascita di Marx, perché Marx nasce nel 1818, fanno giusto 150 anni, alla Sorbona si trovano vari intellettuali di sinistra, liberali, alcuni liberali, Raymond Aron, ma ci sono anche Marcuse, Fromm, ci sono vari intellettuali storici, eccetera, si trovano lì e che cosa dicono? Celebrano Marx, i 150 anni di Marx, celebrano la straordinaria attualità di Marx, però, perché c'è sempre un però ovviamente per gli intellettuali, specialmente per quelli prezzolati della borghesia, dicono, tuttavia, Marx è sbagliato su una cosa che non è secondaria, e cioè Marx immaginava che il proletariato, la classe operaia, avrebbe preso il potere, eccetera. Questo, tutto questo non è possibile, perché, dicono questi raffinati intellettuali, primi di maggio del 68, perché la classe operaia in parte non esiste più e va scomparendo, in parte è integrata profondamente all'interno del sistema sociale capitalista. Che cosa interessa agli operai della Renault, che sono l'equivalente della Fiat italiana, cioè l'elite, quelli più pagati all'interno? Interessa soltanto di comprarsi l'automobile, la vacanza, eccetera. Sono profondamente integrati e quindi è impossibile che le idee del comunismo facciano breccia all'interno della testa di questi operai. Teorizzazione raffinatissima che questi intellettuali fanno nei primi di maggio del 1968. Badare la data. Attenzione alla data. Dopodiché e aggiungono, le rivoluzioni sono possibili soltanto nel terzo mondo. E infatti c'era Che Guevara, però sono quelle cose eroiche, belle, ma eroiche, e Che Guevara infatti l'hanno ammazzato. Quindi le rivoluzioni sono una cosa del passato o che si può fare in paesi molto lontani, non sicuramente in Francia. Il problema è che gli studenti e gli operai invece danno una lezione a questi parrucconi, a questi accademici, dimostrando che le cose non stanno così. E sono loro a celebrare i 150 anni di Marx nella forma migliore che Marx avrebbe mai potuto immaginare. Marx diceva che sarebbe stato il gallo francese, no? A annunciare, il gallo sapete che è simbolo della Francia, a annunciare il risveglio della rivoluzione proletaria mondiale, ed è esattamente quello che è successo tra i 150 anni del gallo, no? del suo anniversario. Che cosa succede? Che gli studenti non si limitano a organizzarsi nei licei e nell'università, non si limitano a occupare licei e università, ma capiscono, e non lo capiscono spontaneamente, lo capiscono perché al loro interno operano delle organizzazioni rivoluzionarie, in particolare le organizzazioni diciamo legate alla Quarta Internazionale Trotskista, che bisogna andare alla classe operaia, e quindi fanno durante le loro manifestazioni dei cortei per andare alle fabbriche,
perché è questo che pongono. Non pongono più solo in discussione il piano di riforma dell'università e dei licei, no, pongono in discussione che cosa è il sistema capitalistico nei suoi sistemi, e quindi cercano un dialogo con chi? Con i lavoratori, con la classe operaia. Il 13 maggio c'è uno sciopero di un milione, sciopero generale in Francia di un milione di lavoratori. È uno sciopero, badate, che nessuno ha indetto, perché le burocrazie sindacali si rifiutano di indire lo sciopero, o meglio dicono, addirittura nelle loro memorie, alcuni dei dirigenti della CGT, tra cui Seghi, che era il segretario della CGT, cioè della CGL nostrana, del sindacato legato al PCF, non era necessario perché lo sciopero era già in atto. Sì, ma voi non lo avete convocato. Loro non convocano lo sciopero, cioè si pongono alla coda dello sciopero e poi cercano di prenderne la testa per fermare lo sciopero, bloccarlo, e quello che faranno nelle due settimane seguenti. Alla fine del corteo si produce un altro corteo più piccolo ma molto importante dalla sinistra rivoluzionaria, a cui partecipano appunto le organizzazioni che fa riferimento a questo movimento 22 marzo di cui parlava prima Nato Nanterre, e quindi la GSR, la Gioventù Comunista Rivoluzionaria della Quarta Internazionale, il PCI, Partito Comunista Internazionale della Sezione della Quarta Internazionale, l'OCI, l'altra organizzazione trotskista. Ed è una manifestazione gigantesca anche questa, diretta dai rivoluzionari, nel cuore della Francia di Parigi. E poi però scatta quando la vera scintilla operaia, anche questa è una vicenda molto interessante di cui si parla poco. A Sud Aviation, nelle banlieue di Nantes, c'è questa azienda di produzione di pezzi di aerei, eccetera, e lì c'è questa fabbrica non gigantesca, c'è all'interno della fabbrica un gruppo di rivoluzionari, un gruppetto, sappiamo anche i nomi, sono 5-6 rivoluzionari. Questa fabbrica è in lotta da alcune settimane contro il padrone. L'OCI, che è una delle organizzazioni che vi ho citato, l'Organizzazione Comunista Internazionalista, è una delle due principali organizzazioni trotskiste, quella un po' più piccola della GSRPC, che sono presenti in Francia, è presente all'interno di questa fabbrica. E il 14 maggio uno dei loro dirigenti, uno di questi 5-6, pensate, dentro una fabbrica, propone all'assemblea operaia di occupare la fabbrica. Viene approvato a stragrande maggioranza, nonostante le resistenze delle burocrazie della CGT, della CGL francese. Non solo occupa la fabbrica, sequestrano il direttore della fabbrica. Sono cose che abbiamo visto di recente nel telegiornale, non sono cose nuove. No, la storia francese ha tanto da insegnare al movimento operaio, non solo francese ma internazionale. Sequestrano il direttore e disseminano il tetto della fabbrica di bandiere rosse. Questo succede in questa fabbrica non particolarmente importante nelle banlieue. Però c'è l'effetto contagio. Questa è la prima fabbrica occupata contro le resistenze delle burocrazie, e poi inizia la Renault di Cléon, la Renault di Flins, e poi soprattutto a Boulogne-Billancourt, dove c'è la più grande fabbrica di automobili francesi, lavorano 30.000 operai, è definita la Mirafiori di Francia, con riferimento, no, alla fabbrica della Fiat qua in Italia, la fabbrica storica che è stata l'epicentro del movimento rivoluzionario nel 1936, occupa. E lì è Mirafiori. Mirafiori occupata, Boulogne-Billancourt. Il 17 di maggio un corteo degli studenti va a Boulogne-Billancourt per incontrarsi con gli operai. E vedete che questa dinamica di unione fra gli operai e gli studenti, che caratterizza tutta la vicenda del maggio francese, è fondamentale. E guardate che non è stata una cosa né spontanea né semplice, perché le burocrazie sindacali, quando gli studenti vanno davanti alla fabbrica, dicono: che cosa volete qui, e chiamano la polizia. Che cosa vogliono questi sovversivi davanti alla fabbrica? Vengono a dar fastidio agli operai che devono lavorare, tornate a studiare, questo dicono i burocrati sindacali, tornate a studiare, smettetela con questa cosa, eccetera, fate il gioco delle destre, tutti i discorsi che da sempre ciclicamente ripete il riformismo. È una situazione rivoluzionaria, a questo punto sì, indubbiamente, centinaia di fabbriche occupate in tutta la Francia, cortei degli studenti e degli operai. Il 18 maggio inizia lo sciopero dei trasporti,
che paralizza tutti i trasporti di Francia, sono bloccati, ma lo sciopero inizia a toccare anche altre categorie non strettamente legate agli operai dell'industria. Le scioperano i lavoratori della televisione, scioperano i giornalisti e i lavoratori e i tipografi dei giornali, e non solo scioperano, ma censurano, pensate voi com'è avanzata la situazione, i loro giornali. Cioè, che cosa fanno? Se il direttore del giornale borghese vuole uscire con un titolo contro gli studenti e contro gli operai, loro si rifiutano di stampare il giornale, vogliono cambiare il titolo del giornale. Pensate che cosa avanzata che avviene in un settore notoriamente non fra i più avanzati della lotta di classe. Gli artisti, gli intellettuali, alcuni settori di intellettuali iniziano a entrare in questo movimento, in questa mobilitazione, che a questo punto coinvolge l'intera società francese. Alla sua testa ci sono gli operai e gli studenti, ma dietro ci sono anche altri settori, diciamo non strettamente proletari, però antiborghesi, che si mobilitano. Pensate che al Festival di Cannes Godard e Truffaut, questi due grandi registi che mi piacciono, in particolare Truffaut, Godard molto meno, però Fabiana potrà su questo poi dire meglio perché a lei piace anche, bloccano il Festival di Cannes. Cito questo esempio qua per dire, no? È a metà del maggio del 68. Inizia una disgregazione degli apparati repressivi. Come succede nella dinamica di tutte le rivoluzioni, questa cosa è molto interessante. Prima cosa, i reparti dei CRS che scrivono sui muri gli studenti, CRS uguale SS, CRS erano l'equivalente dei nostri celerini, per intenderci. Cioè le bande peggiori del capitale, quelle composte dai più stupidi, che mandano, diciamo, a caricare le manifestazioni, esattamente come fanno adesso. Scrivono CRS uguale SSS. Il problema è che questi qua, stupidi sì, però per il salario di fame che prendevano loro come oggi, quando iniziano a trovarsi di fronte a manifestazioni di alcuni milioni, dicono, boh, insomma, cioè, dateci voi, no? a prendere le legnate, eccetera. Allora ci sono dei reparti che vengono messi in fuga, dei reparti della polizia che vengono messi in fuga, dei reparti della polizia che disertano. Un processo classico di un inizio di rivoluzione. In ogni rivoluzione gli apparati dello Stato iniziano a disgregarsi. È successo, e la cosa è andata molto più avanti, nelle rivoluzioni che sono arrivate alla loro conclusione, pensate alla rivoluzione russa, i reparti, gli apparati repressivi, quelli che Engels chiamava le bande armate del capitale, no? Poliziotti, carabinieri, queste cose qua che stanno lì per difendere il sistema borghese e la proprietà privata, a un certo punto, che non sono proletari, diceva Marx, attenzione, che tuttavia hanno degli interessi materiali molto limitati, perché in genere stupidamente la borghesia li paga, ma non più di tanto, anche se quando fa rivendicazioni loro in genere cerca, dicono, ma insomma, la testa è nostra e finché c'è da andare a mazzolare 20 studenti ci vanno volentieri, perché sono in genere addestrati all'anticomunismo. Quando si trovano di fronte alcune centinaia di migliaia, un milione di lavoratori, anche un po' attrezzati, diciamo così, la cosa diventa un po'... e inizia a disgregarsi. Questa è un'altra grande cosa importante. E il processo è talmente avanzato e rivoluzionario che il presidente De Gaulle inizia a porsi il problema di come la cosa possa andare a finire. Siamo alla vigilia di una guerra civile in Francia. Il paese è spaccato in due, paralizzato. La classe operaia blocca la produzione. Le masse sono nelle piazze, gli apparati repressivi iniziano a essere difficilmente utilizzabili. De Gaulle a un certo punto va in Germania a incontrare il generale Massu, che era tristemente noto per essere il massacratore e torturatore in Algeria, no? Quando la Francia appunto era colonia francese in Algeria. È, per intenderci, per chi ha visto quell'altro bel film che è la battaglia di Algeri di Pontecorvo, quello che Pontecorvo fa chiamare generale Mathieu, con omonimia, ma che non è un nome inventato a caso, è il generale Massu. Bene, è lui, è di stanza con le truppe in Germania, De Gaulle, il presidente della Repubblica, va a incontrarlo per dirgli qui come la mettiamo, diciamo, con la situazione. Siete disponibili voi? Questo è il senso della domanda. Tanto per dare l'idea di che punto è arrivata la situazione rivoluzionaria in Francia. Ci sono embrioni di doppio potere, come in ogni rivoluzione. Processi embrionali di doppio potere. A Nantes, a Cannes, in varie zone intere, i comitati di sciopero dirigono tutto. E cioè fanno dei blocchi per decidere chi entra e chi esce dalla città, e ovviamente non possono entrare le forze repressive. Organizzano la sicurezza.
organizzano i trasporti, organizzano la distribuzione delle merci. È ancora embrionale, attenzione, però è chiaro che si sta sviluppando una situazione di doppio potere. Che cos'è una situazione di doppio potere? Quella cosa tipica che si sviluppa in tutte le rivoluzioni, che in Russia è arrivata al suo estremo, per cui a un certo punto fra lavoratori e borghesia bisogna decidere in un processo rivoluzionario che cosa, chi dei due comanda. Perché il doppio potere, come spiega Trotsky in quel libro bellissimo che è La storia della rivoluzione russa, è una cosa che si sviluppa in tutte le rivoluzioni, ma che dura molto poco, non può durare a lungo. Non ci possono essere due padroni di uno Stato, o c'è la borghesia o c'è il proletariato. Inizia, attenzione, non è ancora sviluppata questa cosa qua, poi vedremo perché, che cos'è che manca, perché questa cosa si sviluppa prevalentemente. E dov'è che si sviluppa soprattutto? Nella Parigi che abbiamo detto operaia. Badate una cosa importante, che il 50% della produzione industriale all'epoca, nell'epoca del maggio francese, avviene in Francia, è nella zona di Parigi, nella grande zona, diciamo, della cintura parigina. Il 50% della produzione industriale di tutto il paese è concentrato lì, quindi aveva una concentrazione industriale enorme di operai. 29 maggio, manifestazione oceanica, lo slogan principale, ovviamente non quello portato dalle organizzazioni riformiste, è il potere agli operai. Questo è lo slogan principale che gira in questa grande manifestazione. A questo punto la borghesia è disperata. Non controllano più la produzione, non controllano più i trasporti, non controllano più la televisione, i giornali, i loro mezzi repressivi non funzionano più, non sanno più che cosa fare, diciamo, a questo punto qua. Però, come accade altre volte nella storia, hanno una carta di riserva e che sarà il vero salvagente della borghesia, non le bande armate, non i loro corpi repressivi, non la polizia, ma i riformisti, il Partito Comunista Francese, stalinista, e la CGT, sindacato legato al Partito Comunista Francese, iniziano nel pieno di questa capacità enorme di mobilitazione, 10 milioni nelle piazze, 10 milioni di scioperanti che pongono in discussione chi è il padrone di casa, iniziano una trattativa a ribasso, quelle note come Rue Grenet, che è la sede del ministero, la via del ministero dove si tengono queste trattative qua, iniziano le trattative con la Confindustria francese e con il governo per chiedere degli aumenti salariali. Pensate, è in discussione il potere e loro stanno a discutere, diciamo, se ci può essere qualche aumento salariale, eccetera. E ovviamente la borghesia, perché ha timore di perdere tutto, questa è un'altra delle grandi lezioni non solo del maggio francese ma di tutta la storia delle rivoluzioni, è disponibile ovviamente, in cambio di poter continuare a controllare le sue fabbriche, è disponibile a garantire degli aumenti salariali, evidente, diciamo questo. E quindi inizia questa cosa qua. Il problema è che gli operai dicono no, e quindi gli operai in particolare di Boulogne-Billancourt, di questa Mirafiori francese, dicono no alle trattative che iniziano i burocrati a sviluppare Rue de Grenelle. Però c'è un problema, che manca una direzione rivoluzionaria. Il Partito Comunista Francese, la CGT, attuano, perché in assenza di una direzione rivoluzionaria non c'è il vuoto, c'è il ruolo dei riformisti. E qual è il ruolo dei riformisti? È quello di garantire che il sistema capitalistico continui a esistere. E quindi che cosa fanno? Attuano praticamente, siccome controllano la gran parte della classe operaia, che ha ancora una fiducia in loro, impediscono la diffusione, la costituzione e diffusione e soprattutto la centralizzazione dei comitati di sciopero. Perché qual è la questione centrale che è necessaria in una rivoluzione, se guardiamo anche a quella russa? È che si sviluppino quegli organismi di doppio potere, quegli organismi di potere embrionale della classe operaia, quelli che in Russia si sono chiamati Soviet, in Germania, in Italia, consigli operai, che si sviluppi quella cosa lì, a partire dalla cosa dei comitati di lotta, dei comitati di sciopero. I Soviet, questo era degli organismi di lotta, diciamo, della classe operaia. Che cosa fanno? Sì, i riformisti prendono il controllo della gran parte dei comitati di sciopero. Cioè, che cosa fanno? Fanno in modo che i comitati di sciopero non siano composti da tutti i lavoratori sindacalizzati o non sindacalizzati, come rivendica l'organizzazione rivoluzionaria. Fanno in modo che questi comitati di sciopero non siano rappresentati da rappresentanti eletti e revocabili, come chiedono le organizzazioni rivoluzionarie, ma che ci siano i burocrati sindacali. Ad esempio, a Boulogne e Billancourt funziona un comitato di sciopero, questa fabbrica gigantesca, composto da 6 burocrati sindacali, la maggioranza della CGT, che fanno e disfano tutte le cose che non rispondono minimamente all'assemblea operaia, rispondono alla burocrazia di riferimento.
E grazie a questa azione qua riescono in primo luogo le burocrazie riformiste a minare la costituzione dei soviet, diciamo nel maggio francese, cioè dei consigli, eccetera, che non arriveranno a costituirsi. E quindi gli elementi di doppio potere rimarranno, diciamo, a quello stadio embrionale di cui parlavo prima. A questo punto la borghesia lavora su due tavoli. Da una parte manda la polizia e le forze repressive, dall'altra utilizza il Partito Comunista Stalinista Francese e la CGT, il sindacato, per smontare la lotta, per indurre, questo fa la CGT all'interno di ogni fabbrica, i lavoratori a tornare a lavorare, a cessare lo sciopero, denuncia il PCF stalinista e i dirigenti rivoluzionari quando si avvicinano alle fabbriche o sono dentro le fabbriche, eccetera, li denuncia la polizia. Il 12 di giugno la borghesia dimostra di avere inteso bene chi sono i suoi nemici. I suoi nemici non sono gli stalinisti del PCF, non sono la CGT, i suoi nemici sono le organizzazioni rivoluzionarie. E quindi cosa fa? Il 12 di giugno c'è un decreto del governo che mette fuori legge il PCI, ripeto che non c'è neanche un PCI nostrano, non gli stalinisti nostrani, il Partito Comunista Internazionalista, la sezione della Quarta Internazionale, la CSR, la Gioventù della Quarta Internazionale, e le altre organizzazioni, anche ci sono alcuni gruppi maoisti, vengono messi fuori legge, i loro dirigenti vengono arrestati, Alain Privé e Pierre Frank, che sono dirigenti della Quarta Internazionale, vengono messi in gattabuia, e la borghesia dice, sono quelli lì i nostri nemici. Guardate che sono organizzazioni molto più piccole del PCF, però il PCF sta lavorando con la borghesia per smontare la mobilitazione del maggio, per annullare la rivoluzione. E hanno un'ultima carta, i borghesi, che è la carta che usano sempre o molto spesso nelle situazioni rivoluzionarie dove pensa anche qualcosa, che sono le elezioni borghesi. E cioè che cosa propone De Gaulle, subito accolto con favore dal PCF e dagli stalinisti? Che si indicano nuove elezioni e quindi lo scioglimento del Parlamento, dell'Assemblea il 23 e 30 giugno, perché avviene su due turni, si va a nuove elezioni in Francia. E le elezioni, la borghesia lo sa bene per lunga esperienza, sono un gioco truccato, non sono un gioco in cui si concorre alla pari padroni e operai, è il loro gioco, avviene sul loro terreno per eleggere i loro organismi, la loro rappresentanza borghese, i loro istituti, il loro Parlamento, e nel loro gioco loro vincono sempre, comunque vada, perché anche quando perdono vincono, perché anche quando perdono, come è successo qualche volta, perché perdono le elezioni, ed esce qualcosa che non va bene, viene subito corretto dalle forze armate. Vedi storia del Cile, no? Che è, da questo punto di vista è un esempio fra i tanti. I gollisti, cioè diciamo il partito al potere, prende il 55%, il PCF prende il 20% alle elezioni, ma non è lì che si sta disputando la lotta, è chiaro, diciamo. Molti non vanno a votare, c'è un astensionismo molto alto, i giovani, gran parte dei giovani non può andare a votare perché all'epoca si votava, diciamo, ai 21 anni, quindi molti dei liceali ovviamente sono tagliati fuori da questa cosa qua, soprattutto molti non sono interessati a questa cosa perché ha ben compreso che il problema non è cambiare i rappresentanti che all'interno del Parlamento borghese andranno a governarci per i prossimi 3-4 anni, no, sanno i lavoratori che è in gioco il potere nel paese, chi controlla la produzione, le fabbriche, e cioè la società e le forme, diciamo, democratiche all'interno del paese. Quali sono le falsificazioni che vengono fatte su questa vicenda di cui ho parlato? La prima è che è stata una rivolta generazionale, se ha un senso, mi avete ascoltato quello che ho detto fino ad oggi, fino adesso è chiaro che non c'è nessuna rivolta generazionale, è stata una grande mobilitazione contro il capitalismo, partita in parte dai giovani, in parte dagli operai, come quella vicenda di quella fabbrica di Sud Aviation, dove hanno avuto una grande importanza questo piccolo nucleo di trotskista internazionale. La seconda, che è stato un movimento prevalentemente studentesco, abbiamo dimostrato che non è così, 10 milioni nelle piazze non erano 10 milioni di studenti, ovviamente, per quanto la popolazione studentesca fosse abbastanza cresciuta e numerosa, ma erano 10 milioni di lavoratori. È stata una rivolta, un processo rivoluzionario contro il capitalismo, è stata molto importante, da allora è stato poi un po' copiato, per così dire, positivamente, in tutte le altre lotte studentesche, lo slogan operai e studenti uniti nella lotta non è uno slogan soltanto, era qualcosa che nel maggio francese ha dimostrato che poteva funzionare, una combinazione esplosiva, è stato soprattutto il più grande sciopero del Novecento in Europa, il più grande sciopero del Novecento in Europa. Non c'è stato niente di paragonabile, nemmeno nel 36 francese, che pure era stato, nemmeno nel biennio rosso in Italia, è stato il più grande sciopero d'Europa in termini del Novecento, in termini di mobilitazione. Sei elezioni telegraficamente
che indico, che su cui riflettere di questa vicenda. Primo, la lotta di classe è inevitabile. Nella società divisa in classi la lotta di classe è inevitabile. Per quanti parrucconi seduti alla Sorbona dicevano che la lotta di classe era una cosa del passato che avveniva solo nei paesi del terzo mondo, finché la società rimane divisa in classi, la lotta di classe è inevitabile. Che qualcuno la teorizzi o non la teorizzi, perché è la normale espressione dello scontro fra due classi che hanno interessi contrapposti e inconciliabili. Secondo, che la lotta di classe non va avanti per cicli di pietra, diciamo così, per cicli secolari, che ci sono delle svolte, a volte molto rapide e molto veloci, e questo che spiega perché molti furono colti alla sprovvista dalla vicenda del maggio, e ancora poche settimane prima pensavano che non ci fosse nessuna possibilità che succedesse qualcosa del genere in Francia. Terzo, che il capitalismo è irriformabile, che le riforme stesse sono il sottoprodotto della lotta rivoluzionaria, è quello che ha dimostrato il maggio francese. È vero che poi alla fine gli operai hanno ottenuto degli aumenti salariali, eccetera. Il problema è che le riforme che sono state poi concesse in cambio della rinuncia al potere, perché di questo si tratta, sono state rimandate ovviamente negli anni seguenti dalla borghesia, come sempre fa: ti concede le riforme non perché le tratta qualche burocrate a un tavolo, ma perché solo le subiscono sotto la pressione rivoluzionaria delle masse, e dopodiché rimangiano queste riforme alla prima occasione possibile se le riprendono. Qual è la conclusione di questo? Ovviamente che la lotta per le riforme è un pezzo della lotta rivoluzionaria, ma se non si arriva all'estremo, cioè alla conquista del potere, qualsiasi riforma, qualsiasi conquista sarà rimangiata. Quarto, che i riformisti svolgono storicamente, noi abbiamo parlato solo di questa vicenda, ma vale per tutta la storia del Novecento, un ruolo controrivoluzionario. Se non ci fosse stato, oggi è una legge delle memorie anche sul 68, se non ci fosse stati gli stalinisti e il PCF della CGT, in Francia si sarebbe sviluppata la rivoluzione socialista. Fu solo grazie a loro, non grazie agli apparati di sicurezza, che lo Stato borghese, la borghesia si salvò. Quinto, che lo Stato borghese non è invincibile, ha una forza enorme, ha un Parlamento che è molto importante, ha il controllo dell'ideologia, controlla con le chiese, le religioni, la scuola, controlla tutto, però non è invincibile, non è invincibile, questa è la grande cosa che dimostra il maggio medico. E si può sconfiggerlo non soltanto nei paesi dell'America Latina, nei lontani paesi, ma nel cuore d'Europa era possibile concretamente sconfiggerlo. Sesta e ultima lezione, che però è la maggiore, che è un po' il senso, il filo rosso di questa riflessione che vi propongo, che le lotte non bastano. Nessuno può negare che nel maggio francese ci sono state delle lotte gigantesche, nessuno infatti lo nega. Il problema è che le lotte da sole, se non conducono alla conquista del potere, non portano, diciamo, a un avanzamento reale, ma solo transitorio. E tuttavia, che perché queste lotte si possano concretizzare nella conquista del potere, serve un elemento fondamentale. Lo diceva il compagno all'inizio, Giorgio, all'inizio di questa giornata, qual è l'elemento secondo noi, la lezione che noi traiamo da questa vicenda qua, è la questione del partito. È chiaro che oggi parlare di questa questione qua può suscitare elementi di incomprensione, perché quando si parla di partito si tendenzialmente, anche i giovani lo associano a che cosa? I partiti borghesi, alla corruzione del pollaio parlamentare borghese, a quella cosa lì, eccetera. Noi pensiamo a un'altra cosa, dei partiti rivoluzionari. C'erano in Francia, erano embrionari, un'organizzazione di poche centinaia, quelle che vi ho citato per intenderci, la PCIS, GSR, erano 300-350 militanti in tutta la Francia. Cresceranno negli anni seguenti, già alla fine del 68 arrivano a 1000, però per dire, insomma, sono organizzazioni d'avanguardia, hanno all'interno della classe operaia all'epoca un peso veramente rilevante, anche se a volte, come si è dimostrato dalla faccenda, la vicenda di quella sui d'aviazione, un piccolo nucleo all'interno della fabbrica può avere un peso gigantesco. Se operai in una fabbrica fanno parte dell'occupazione di tutte le fabbriche di Francia, tuttavia non sono in grado di mettere in discussione lo Stato borghese e il principale alleato dello Stato borghese, cioè i riformisti, in questo caso, in quel caso rappresentati dagli stalinisti. Solo un partito rivoluzionario costruito forte avrebbe potuto sfidare contemporaneamente lo Stato borghese, i suoi apparati e la sua ideologia dominante e le organizzazioni riformiste. Questo partito mancava in Francia, questa è la grande lezione che secondo noi va tratta da questa vicenda qua,
non ovviamente semplicemente per piangere sul passato, che è anche una cosa che si può fare, anche perché se le cose fossero andate diversamente in quel maggio 68, forse andavano diversamente anche in Italia, e forse magari invece di essere questa domenica qui, in questa piacevole ridente America, staremmo magari in una situazione diversa. Quindi tuttavia la storia si fa anche un po' con sé, quindi è importante anche analizzare che cosa è successo, non è successo, eccetera. Però lo analizziamo per capire che cosa poter fare oggi, in futuro, in passato, ovviamente questa è l'unica cosa che, per cui ci interessa studiare la storia. E qua mi fermo perché ha risolto il mio tempo.